Voglio innanzitutto ringraziare il generale Tangorra, presidente del chapter AFSEA di Roma, per avermi invitato a parlare di un argomento che a me sta molto al cuore, perché i miei ultimi 9-10 anni li ho trascorsi al RAD Headquarters, prima in divisa e poi in giacca e cravatta, con un differente ruolo, e mi sono principalmente occupato di nuove tecnologie, non da un punto di vista tecnico, quindi sgombro il campo da eventuali, ma soprattutto cercando di vedere, diciamo, da soldato, quali potevano essere le ripercussioni per noi operatori della difesa. Questa è l'agenda che cercherò di seguire, la tempistica è stretta, io sarò molto rapido, scorrerò molto rapido le slide, ma sarò qui tutto il giorno, sarò a disposizione per le domande, quindi assolutamente approfittiamo di questa opportunità. Come già detto dal precedente speaker, l'importanza delle tecnologie sta aumentando. Io ho solo qui messo alcune citazioni sia di organizzazioni internazionali che di leader di paesi, diciamo, per certi versi di interesse, perché le nuove tecnologie sono in grado sia di influenzare il panorama, la sicurezza globale overall, ma anche e soprattutto hanno la capacità, quando andiamo a considerare le potenziali applicazioni in campo militare, di influenzare proprio tutto quello che potrebbe essere il successo sul campo di battaglia, la preparazione e la conduzione delle operazioni militari. Sono tutte le iniziative di cui accennerò, che sono in progress, e la mia esperienza chiaramente si basa su quello che è stato fatto in ambito Alleanza Atlantica. Ed è la corsa Race for Technological Supremacy, dicono i nostri cari amici, diciamo, anglosassoni, sta prendendo tutti, perché è contestualmente vista soprattutto il fatto che sono tecnologie dual use, quindi raggiungere la supremazia tecnologica, i cinesi hanno dichiarato che vogliono raggiungerla al 2049 globale, permette sia di dare un forte boost all'economia del paese, della nazione, e però contestualmente avere la possibilità, perché questa tecnologia di supremazia potrebbe costruire una sorta di prerequisito per il successo delle operazioni militari. Quindi in un certo senso è un po' difficile cercare di porre dei freni a questa tecnologia di applicazione militare, perché spesso queste tecnologie, se dual use, potrebbero avere un valore life saving, e quindi non si può semplicemente bannare un prodotto perché ha delle applicazioni in campo civile che sono talmente significative che è difficile da gestire. Tra l'altro, quando si parla di applicazione di standard e di norme, molte organizzazioni, le organizzazioni che si occupano della standardizzazione, sono in certo modo, stanno per essere occupate anche da paesi che hanno tutto l'interesse di guidare i processi di standardizzazione in modo favorevole a se stessi, e qui chi se ne occupa sa esattamente cosa sto dicendo, e parlo principalmente chiaramente dei nostri amici cinesi. Queste tecnologie stanno diventando anche maggiormente accessibili, quindi in un certo senso quello che è sempre stato il mantra di un'organizzazione per esempio come la NATO, il mantenimento, il raggiungimento e il mantenimento della cosiddetta technological age, ora è un po' a rischio, perché la maggiore accessibilità di queste tecnologie fa sì che questa differenza tra gli stati, e penso anche ad attori non statali, si riduca sempre di più, e quindi questo mette un po' a rischio il tutto e aumenta, perlomeno questo da alcune analisi che sono state condotte alla NATO, aumenta la possibilità, e lo stiamo vedendo, di avere conflitti, chiaramente però tutti sotto il livello dell'open conflict threshold, quindi sotto il livello del conflitto aperto, cioè quindi ci si aspetta in un futuro prossimo un aumentare di questa tecnologia di competizione, appunto perché queste tecnologie stanno diventando maggiormente accessibili a tutti. Pensiamo per esempio ai droni, come un'organizzazione terroristica possa mettere in difficoltà il commercio mondiale nel Mar Rosso solamente facendo volare dei droni che hanno dei costi ridicoli e che creano anche dei problemi, perché magari per contrastarli utilizziamo delle armi che sono fortissimamente più costose invece dei droni utilizzati da queste tipologie di organizzazioni. Due parole sul contesto internazionale. Io ho utilizzato un'analisi, un cosiddetto strategic force analysis, che pensa
sostanzialmente sono delle analisi condotte per predire i futuri. È stato fatto nel 2023 da ACP, che è Allied Command for Transformation, che sarebbe il comando strategico dall'altra parte dell'Atlantico, basato negli Stati Uniti. Nell'analisi dei possibili futuri sono stati essenzialmente estrapolati, vabbè, niente di straordinariamente sorprendente, due potenziali futuri, ma quello lì più possibile, more likely, è quello di una crescente situazione di competizione e di instabilità in tutti i possibili domini operativi, quindi parlo di cinque domini operativi che essenzialmente caratterizzano le operazioni militari, ma anche in tutte le potenziali dimensioni che in un certo senso si intrecciano con i domini. Pensiamo per esempio alla crescente dimensione cognitiva che sta assumendo un significato sempre più importante in queste tipologie di ragionamento. E queste tipologie, questo mondo che sarà sempre più frammentato, sarà essenzialmente guidato da un certo numero di drivers for change, da un certo numero di chiavi di cambiamento, cambiamenti climatici, la diminuzione delle risorse. Uno di questi fa espressamente riferimento alla crescita, allo sviluppo delle nuove tecnologie, e mi vorrei citarlo testualmente perché secondo me è particolarmente significativo. Essenzialmente dice che il periodo dell'intelligenza artificiale e della convergenza di tutte queste emerging e disruptive technologies farà sì che possano condizionare nazioni, forze armate e società, aumentando il livello di competitività a una velocità che non ha precedenti, perché questo è un altro aspetto legato alle nuove tecnologie, che tutto avviene molto più velocemente e quindi il fattore umano ne soffre nella gestione di queste tipologie di cambiamento. Il cambiamento è difficile da gestire. E questa tipologia di competizione, questo è un altro aspetto che secondo me per noi, diciamo, militari è particolarmente difficile da digerire, si estenderà non solo ai tradizionali domini fisici, ma soprattutto a quelli virtuali, cognitivo e cyber, che sono chiaramente più difficili da valorizzare e da manipolare. Questa chiaramente però non è una considerazione che deve sorprendere, perché la storia della sicurezza e dei conflitti armati è sempre stata legata ai processi e dell'innovazione tecnologica. Questo è un fattore storico. I tempi attuali non fanno differenza. Quello che deve far in un certo senso pensare è la velocità con cui avvengono questi fenomeni e soprattutto la possibilità che siano maggiormente accessibili a una platea superiore rispetto a prima, dove prima la tecnologia e la conoscenza tecnologica era nelle mani di poche persone e di poche nazioni. Ora ci sono tanti paesi che ottengono in un modo o nell'altro attività normali, attività cosiddette di spionaggio e così via, ottengono queste tipologie di tecnologie. Questo secondo me sono due fattori che maggiormente differenziano questo periodo storico rispetto agli altri. Quali sono le tecnologie? Seguendo il ragionamento fatto per quanto riguarda la Commissione Europea, la NATO attualmente, e ci sono persone che conoscono questi aspetti meglio di me, ha individuato queste come ad oggi come le tecnologie più significative che saranno in grado di condizionare e di avere un effetto per quanto riguarda il panorama militare nei prossimi 20 anni. È basato sul rapporto della NATO Science for Technology Organization, NATO STO, che fondamentalmente è una struttura molto piccola all'interno della headquarter, però è basato su un network estremamente significativo, credo di oltre 5.000 fra scienziati. Ora guarda il professore che veramente fa parte di questa organizzazione. Alcune di queste sono emerging, alcune di queste non sono più emerging, perché ormai l'intelligenza artificiale non è più considerata una tecnologia emergente e distruttiva, è semplicemente distruttiva, perché ormai è già emersa. Io non andrò in dettaglio in queste cose perché non me ne occupo dal punto di vista tecnico. Quello che però voglio evidenziare è più che analizzare queste tecnologie in modo individuale, quello che è significativo è vedere che la capacità potenzialmente distruttiva che hanno queste tecnologie è utilizzata in modo sinergico. L'intelligenza artificiale combinata con il big data, combinata con aspetti atomici, creano un complesso che è particolarmente più, tra virgolette, disruptive della semplice intelligenza artificiale. Quindi le potenziali sinergie che si possono creare utilizzando due o più di queste tecnologie può essere particolarmente significativo.
vado più veloce perché magari c'è qualche domanda interessante. Qual è la dimensione militare? Praticamente tutte le tecnologie emergenti ed emerse hanno delle potenziali applicazioni militari. Non c'è nessuna che esce fuori da questa tipologia di pensiero. E quindi, più che fare una lista, io citerò alcune di queste perché ci ho lavorato personalmente. In particolare mi sono occupato degli ultimi 3 anni e mezzo, mi sono occupato di intelligence alla NATO. E l'analisi intelligence, l'intelligence analysis verrà fortemente spinta dalla possibilità di utilizzare tecnologie come l'intelligenza artificiale. Penso per esempio alla intelligence collection, alla capacità di avere tutte le informazioni disponibili che attualmente sono difficili di gestire a livello analista umano, filtrate, opportunamente elaborate dall'intelligenza artificiale. Quindi parliamo di completezza, parliamo anche di proposte di soluzione e parliamo anche tramite l'intelligenza artificiale di ottenere dei prodotti, di ottenere dei prodotti finali praticamente in real time. Quindi questo metterà a dura prova anche i nostri decisori politici. Pensiamo per esempio ad un NAC che potrebbe avere delle opzioni di intervento in tempi strettissimi, chiaramente con il controllo umano, però l'intelligenza artificiale permetterà di elaborare questa tremenda capacità informativa in tempi veramente molto brevi. Un'altra tematica che ho trattato particolarmente è che cambierà anche il modo di l'approccio a quello che è al conflitto. Attualmente viviamo in un'epoca che è stata definita in utilizzo l'inglese informatized warfare, no? Guerra basata sugli strumenti informatici. Ora, attraverso delle nuove tipologie di approccio ai conflitti, si sente parlare di termini là come mosaic warfare, algorithm warfare e intelligentized warfare, la cosiddetta guerra intelligente. Intelligentized warfare è un approccio recentissimo, non sviluppato dall'Occidente, tanto per intenderci, che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a tutti i livelli della guerra, dal livello tattico al livello strategico, dove il focus sarà la dimensione cognitiva e un uso enorme di strumenti autonomi. Quindi ci saranno nuovi approcci operativi, si parlerà di Swarm Drones Operations, si parlerà di control, Cognitive Control Operations. Del resto tutto quello che avviene, per esempio siamo di fronte a Taiwan, quando ci sono tutte queste dimostrazioni tattiche da parte, diciamo, per esempio della Cina, fanno tutto parte di un approccio overall di tipo cognitivo. Quindi queste tecnologie cambieranno anche il modo di condurre le operazioni militari, cambierà anche l'approccio alla guerra, al conflitto per sé. E chiaramente il cognitive warfare che è tipico della filosofia orientale, cioè vincere senza combattere, pensiamo al nostro beneamato Sun Tzu, che tutti noi probabilmente abbiamo studiato nella nostra vita, che però sta prendendo ora piede anche nelle nostre società. La NATO ha recentemente elaborato un concetto operativo di cognitive warfare, perché attraverso le nuove tecnologie, attraverso una società completamente digitalizzata, si può accedere, pensiamo alla disinformazione, si può accedere al competitor, all'enemy will, e cercare di farlo cambiare posizione su una certa tipologia di intervento da parte del paese, da parte del governo. Quindi questa è un'area in cui sarà necessario sviluppare anche delle capacità quantomeno difensive, perché noi siamo fortemente attaccati in questo settore. Recentemente, se avete seguito le ultime esternazioni da parte della NATO sulla tematica, si è parlato tantissimo di attività ibride in tutti i paesi europei, e questo essenzialmente è un risorgere di quella che è la guerra ibrida, che è stata coniata qualche anno fa, però fortemente accelerata da queste tecnologie. Molto breve qui, molto breve, qual è il potenziale ruolo AFSEA e perché potrebbe essere importante AFSEA come eventi come questo? Perché in questo contesto in cui questi processi tecnologici
che facciamo fatica, per esempio noi militari, noi governi a seguire, la necessità di un network continuo fra governi, militari, accademia, scienziati, ricercatori e industria sarà fondamentale. Sarà fondamentale sedersi sempre di più al tavolo e trovare un modo per comunicare, perché talvolta, lo dico con un sorriso sulle labbra, talvolta facciamo fatica a capirci, perché noi parliamo un linguaggio che non è capito dai nostri colleghi e noi certamente, perlomeno io, non capisco alcune delle loro considerazioni. Quindi la necessità di creare dei network collaborativi in cui cercare perlomeno di avere un pace, di avere una velocità, di stare dietro a questi processi che sono estremamente veloci, sarà fondamentale. Questo è il ruolo che c'è ASEA. Parliamo di un'organizzazione internazionale che è basata a Washington, che sarebbe la parte atlantica, e un ufficio europeo che è basato a Bruxelles, che io ho l'onore di dirigere, e oltre 150 chapters disseminati in tutto il mondo. In Italia ce ne sono due, Roma, presieduto dalla generale Tangorra, e uno a Napoli. Questi sono eventi unici in cui noi possiamo sederci al tavolo e capirci e a raggiungere quella comprensione reciproca, perché la tecnologia sta diventando estremamente complessa da digerire per noi, così come gli approcci operativi che utilizzano queste tecnologie potrebbero essere difficili da comprendere per i nostri colleghi dell'industria o dell'accademia. A tal proposito, il prossimo evento che noi gestiremo sarà a Francoforte dal 4 al 5 dicembre, e io sarò lì, se qualcuno vuole raggiungermi verremo sicuramente una birra insieme. Concludo perché il tempo è stretto. Innovation matters, qualcuno ha detto, e questa è la realtà. C'è una corsa in atto a livello nazioni, ma anche a livello organizzazioni internazionali, abbiamo sentito anche l'Unione Europea, per da una parte raggiungere la sovranità tecnologica, ma in alcuni casi per ottenere la superiorità tecnologica, che può avere delle dirette conseguenze anche per quanto riguarda gli aspetti militari. Noi sarà un fattore, la superiorità tecnologica sarà un fattore sicuramente importante, probabilmente addirittura decisivo per quanto riguarda la sorte dei conflitti futuri. Quindi non ci si può tirare indietro, non ci si può nascondere, bisogna entrare in competizione. Chiaramente, anche perché queste tecnologie saranno sempre più democratiche e sempre più utilizzabili da attori statali e non statali, e quindi creeranno maggiori difficoltà per un paese come il nostro, penso per esempio all'aspetto terroristico. Ovviamente ci sarà necessità di porre dei limiti basati su principi di carattere etico, legale e morale, che facciano sì che di queste tecnologie se ne faccia uso responsabile. Questo è il dubbio, ma anche questo sarà un lavoro molto difficile, perché, come avevo detto inizialmente, le organizzazioni che si occupano dell'applicazione, dell'implementazione di questi principi sono per certi versi sotto attacco, affinché le cose vadano in una modalità più dell'interesse di alcuni paesi rispetto a noi. Ho corso, sono disponibile per qualsiasi domanda, grazie per la vostra attenzione. Grazie Massimo, c'è qualche domanda, curiosità? Volevo dire, lui ha illustrato sia qual è lo scenario, possibile scenario futuro, ma anche il ruolo di ASEA. La rivista che lui ha segnalato, sì, una rivista mensile edita appunto da ASEA International, con articoli molto interessanti, ovviamente non le vediamo noi, però posso dirlo, e quanto sia articoli di natura più tecnica, ma anche di natura geopolitica, anche operativa, quindi è destinata solo ai soci, però, che la ricevono in formato cartaceo, ma è disponibile anche in formato digitale, però anche in questo caso bisogna essere soci per chi poter essere interessato. Basta andare sul
sito sia nostro che di Share International per vedere modalità di associazione. Devo ringraziarlo anche per sollecitare, diciamo, questa collaborazione che noi tra i vari mondi, che i vari pillar, come dicono gli americani, che costituiscono AFSEA, cioè il mondo militare, il mondo industriale, il mondo accademico, ma anche il mondo istituzionale. E il vantaggio di AFSEA è che non fa attività di lobby, e questo ci rende neutri. È solo lo scopo originario che si è mantenuto negli anni è quello di avvicinare questi mondi, far scambiare informazioni e idee per avere un linguaggio comune e una possibile sempre più diffusione della conoscenza e di comprensione l'uno con l'altro. Quindi grazie nuovamente a Massimo, spero, visto i suoi continui impegni, e possa trovare anche possibilità di venire in altre occasioni, noi lo inviteremo. C'è una domanda già a Gervasio. Sì, io ho una domanda che mi ha preparato. Allora, noi siamo stati abituati nel tempo, no? Ad avere queste rivoluzioni tecnologiche, e poi siamo stati anche abituati ad avere un certo movimento che cercava di trovare degli standard, delle regole comuni a cui queste tecnologie per le applicazioni militari dovevano in qualche modo rispondere, Stana, Glenil, tutte queste cose. Ma secondo lei, che insomma ho visto, ho capito che c'è una esperienza della NATO piuttosto profonda, ma c'è qualche possibilità che anche in queste tecnologie, per esempio l'intelligenza artificiale, possa avere qualche movimento certificato? Grazie, generale. Assolutamente sì, perché una delle più vecchie organizzazioni che lavora per la NATO è il NATO Standardization Office, che si trova a NATO Headquarters, e che ha proprio il compito di standardizzare queste tecnologie dai nuovi armamenti, anche tecnologie del genere. È un po' che non parlo con il direttore, che tra l'altro è un mio amico personale. Però fondamentalmente l'obiettivo probabilmente sarà in questo caso di implementare, invece di creare dei nuovi standard, ma di implementare magari degli standard approvati in ambito civile, e quindi in un certo senso travasarli nel mondo militare. Come avevo accennato, questo è tra l'altro mediamente noto, non è facile arrivare a implementare questi processi di standardizzazione a livello internazionale, perché ci sono interessi contrastanti, ci sono paesi, per esempio come la Cina, che hanno obiettivo chiaro di, diciamo, di far sì che questi standard vadano in una direzione più vicina alle proprie esigenze. L'Unione Europea e anche la NATO un po' prima dell'Unione Europea hanno sviluppato delle strategie, degli atti in cui si focalizzano molto su responsible use, e penso che sia questo quello che guiderà i processi di standardizzazione della NATO, dell'Unione Europea e internazionale. Poi se si riuscirà a portare, io penso che a livello NATO si farà, però quella NATO è una componente globale, no? E secondo me sarà molto più importante far sì che questi processi vengano, come dire, questi standard vengano approvati in modo responsabile nei consessi internazionali. Lì secondo me è praticamente il campo di battaglia. Quindi le posso dire, per quanto riguarda l'alleanza, sicuramente c'è un ufficio ad hoc per questo, 31 paesi, tempistiche non rapidissime, questo è un po' il limite, però avviene, sta avvenendo, quindi posso darle conferma. Per il resto del mondo non sarà così semplice. Sì, un'altra. Buongiorno, io sono Domenico Brizzi, lavoro in Thales Arena Space, sono in pensione da un po' di anni. Mi sono occupato di ricerca e sviluppo negli ultimi 15 anni, per cui ho tante curiosità in merito. Io ho onestamente un po' confuso, perché ho visto
visto quella slide sulle tecnologie, che è estremamente interessante perché va a indirizzare quelle di cui si parla un po' diffusamente. Per quello che ho visto io ultimamente ci sono grosse enti civili che si muovono con estrema agilità, parlo di Google, parlo di Amazon, ma insomma la lista potrebbe essere, che secondo me corrono molto di più rispetto a quello che si riesce a fare a livello nazionale. D'altra parte vedo che in Europa, almeno nel tempo in cui io lavoravo in Thales, c'era una, non dico una divisione netta tra quello che si faceva in campo militare e quello che si faceva in campo civile, che per me portava a grosse inefficienze a livello di investimenti, a livello di... Scusi se volevo capire la domanda, perché... Sì, ma volevo capire se si sta facendo qualcosa per cercare un po' di, non dico controbattere a questo tipo di evoluzione a livello europeo e anche a livello più allargato, a livello mondiale. Non so se la domanda è stata chiara. Credo di sì, io non sono un esperto, però quello che è la mia sensazione, anche perché me ne sto occupando recentemente, allora, ora se viviamo in una situazione, come lei ha detto, in cui noi militari non siamo più leader. Ora questa attività, lo sviluppo di queste tecnologie fa sì che la leadership è da altre parti, noi stiamo un po' rincorrendo. Per esempio le dico, lei ha nominato Google, anche mi è venuto in mente, noi per esempio ora la NATO sta fortemente cercando di sviluppare un secret cloud, un cloud diciamo con modalità secret, e l'anno scorso in Virginia è stata fatta la prima cloud conference in cui sono intervenuti i Big Four, e ora a gennaio ci sarà la seconda cloud conference in Europa in cui interverrà tutte le principali aziende europee, penso tra l'altro sicuramente ci sarà anche Thales, però noi stiamo rincorrendo, quindi da questo punto di vista io vedo una attualmente, soprattutto per questa tipologia di tematiche, più che confronto e competizione, attualmente noi siamo veramente rincorrendo, perché data dominance, ora stiamo in data centric warfare, noi abbiamo sentito tutte queste, sono bellissimi termini, però noi componente militare, perlomeno questa è la mia sensazione, ora io mi rivolgo anche al generale, che magari non lo trattano più in modo, noi non siamo in lead. Anche perché per esempio io parlando con dei colleghi americani, loro hanno grosse difficoltà, per esempio tutti i loro tecnici militari che raggiungono un certo livello di competenza poi vanno tutti via, perché vanno tutti assorbiti dall'industria civile che paga molto meglio e che gli dà delle possibilità anche di studi e di approfondimento, quindi dobbiamo, ecco la sinergia necessaria, non viviamo più in un mondo in cui noi facciamo il nostro lavoro e magari se riteniamo opportuno coinvolgiamo l'industria, allora secondo me dobbiamo assolutamente lavorare insieme, perché altrimenti noi non saremmo in grado di tenere il passo. Questa è la mia considerazione personale e chiaramente contestabilissima, perché non sono uno che si occupa di queste tematiche in modo continuo. Spero di aver risposto alla sua domanda. Sì, grazie. Grazie Massimo, e passiamo